perché lui è lui. 43 semplici. Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti e ritrovati in questo nuovo episodio del Mine Combatte. Come state? Come state? Ragazzi, allora, prima di tutto facciamo un bel giretto, girovagando qua a raccogliere tutte le nostre risorse, perché sono tutti piene. Abbiamo tutte le cose qua, le miniere piene. Miniere? No, i raccoglitori. Vabbè, quelle cose lì, no? Sono piene. E mi manca l'altra d'oro, eccola qua. Voilà, bam! Ok, abbiamo un bel po' di robbica. Ragazzi, allora, oggi, da oggi, partono i nuovi coupon. Basta scrivere nel coupon, non più Luke4316, ma dovete scrivere scuola per ricevere il 50%, raga, mi state ascolticiando? Il 50% di sconto su tutti i pacchetti VIP, sia quelli mensili che quelli permanenti. Mi raccomando, approfittatene, ce ne sono solamente o 30 o 50 a disposizione, non so quanti ne abbiamo messi vinci, voi provateci e fatemi sapere. Mi raccomando, a esaurimento coupon, poi dovrete aspettare i prossimi coupon sconto. Mi raccomando, ricordatevi, scuola, dovete scrivere scuola nel codice sconto. Detto questo, ragazzi, oggi vi mostro come fare un pochino più di esperienza. Dovrei andare anche in caverna, però va bene. Allora, avete messo pollice in su? Io non ve lo mostro, cazzi vostri. Facci cazzi miei, non parlo più con voi. Allora, facciamo shop. Vabbè, ve lo dico, dai. Compriamo due fili. Non so perché, questo è un bug che dovrò dire a Vinci. Perché, se notate, posso comprare una cosa alla volta. Che... Ehi. Ah, non ho più gemme. Oh, porca vacca, non ho più... Non avevo più gemme. Ora, slash sell, vendiamo queste. Ma come non ho più gemme? Ma scusatemi, quanto... Quanto cazzo costa un filo? Qua c'è da rifare lo shop. 2500 gemme per un pezzo di filo? Vabbè, che tanto non serve un cazzo. Quante gemme c'ho? Dai, muoviti. Dai, aggiorniti. 977. Cioè, mi tocca andare in caverna per comprare un cacchio di pezzo di filo? Tier 3. Passiamo... Ma che figata, cioè è una figata, l'ho fatto io alla fine, che ci vuole tante, mi sono autoinculato, l'ho fatto io. Ragazzi, l'ho fatto, cioè, è tutto calcolato, perché almeno la gente deve scavare, cioè io vi obbligo a scavare, è una figata o no? No, Luke, sei una merdaccia, c'è la robbica costa cara. Vabbè, raga, cioè, l'ho fatto apposta, dai, è una figata, almeno, cioè, siete costretti a scavare. Andiamo a raccogliere la... Come cazzo si chiama sta roba? Carbone. Ragazzi, stanno arrivando dei video nuovi. Per esempio, a breve, quando avrò tempo, farò un video sul mio cagnolino, perché ha una cosa particolare. Ha 6 dita per zampa. E ve le farò vedere. Non è un alieno, non è un canalieno, cioè l'ha comprato in Italia, cioè nel mondo, nel senso, non l'ho comprato in altri. Ve lo mostrerò, ve lo farò vedere. Poi il cagnolino ha un altro problema. Cioè, vabbè, comunque ve lo dirò nel video, è inutile spoilerarvi tutto. Poi, sto attendendo Amazon, perché c'entrano qualcosa quella merdaccia secca di Vicuz e quella merdaccia secca ambulante di Chip Jack 97. Dico 97 perché... No, dell'84. È del 94. No, del 94. Infatti Chip è un bimbo minchia, cioè ditelo tutti, Chip è un bimbo minchia. No, scherzo. C'entrano Chip e Vicuz... Non vi dico il perché, ve lo farò vedere nel video che caricherò domani, credo, perché oggi lo registrerò domani. Oggi arriva Amazon, domani ve lo mostro, se riesco lo monto. Sono delle merde. Cioè, non merde nel senso cattivo, ragazzi, merde nel senso buono, poi vi dirò il perché. Perché io dovevo fare un paio di acquisti su Amazon e quelle merdacce secche me le hanno acquistati loro, prima di me. Sono delle merde. Sono delle cacche, delle cacche. Ovviamente, vabbè no, che poi... No. Non volevo essere così volgare. Poi magari capite male e le andate a insultare per niente. No, il cacchio, raga, è totalmente il contrario. Ecco, quando io dico merda e parlo di Vicuz e Chip, intendo totalmente il contrario, ossia loro. Cioè, mi spiego. Vabbè, fate finta che avete capito, ragazzi. Scrivete nei commenti hashtag o faccio finta di aver capito, così almeno io so che voi avete capito e mi metto l'anima del cuore in pace. Perché sapete che cioè, il cuore ha un'anima. Voi non lo sapevate. Studiate meglio l'apparato circolatorio del cuore. Cioè, vabbè. Iniziamo a vendere un po' di questa roba. Allora, sell. Quella che già, bene o male, è un po' cotto. Mi dà 500 gemme. Cioè, raga, ma non ce l'ho mai a 2500 gemme per un pezzo di filo, poi. Cioè, ma vi state rendiamo conto?
Ma vi state rendiamo conto? No, non ci farò mai, dai, sì, ciao. Sì, certo, sì. Ce la farò io ad arrivarci. Ragazzi, registro un po' di fretta perché sto per uscire. Esco con Polino89, un grande amico, e andiamo a trovare Gianni, al negozio di Gianni. Per cui, figo. Questo, vabbè, logicamente questo video voi lo vedrete alle 15, e alle 15 sarò già a casa a dormire, cioè nel senso, lo sto registrando questa mattina. Allora, ho cotto tutto. Dovrei aver cotto tutto, yes, vendiamo, anche se non mi ha fatto un cacchio proprio, 360 gemme di cacchio. No, caverna, che niente, caverna. Che devo fare? Caverna, si va a scavare, accenditi, visione notturna, grazie. Allora, che mi conviene prendere in questa caverna? L'oro, che vale 20. A questo punto sì che conviene prendere l'oro, ragazzi, vi ricordate il vecchio discorso? Conviene più prendere il blocco di carbone che il ferro, perché il ferro vale 10, un blocco di carbone smistato vale 18. Ok? Perché valgono due gemme a carbone, per 9 fanno 18. Ma a questo punto vale di più prendere l'oro, perché cotto vale 20. Per cui guadagniamo 2 gemme tempo. Aspetta, però guadagniamo 2 gemme, ma bisogna cuocerle. Mentre il carbone ne prendiamo 18, 2 gemme in meno, ma non perdiamo il tempo sempre in cottura. Per cui punto. Io prendo entrambi, vaffanculo. Mettiamo a cuocere tutto quello che abbiamo preso. Qua mettiamo un altro di questi. Qua ne mettiamo un altro, questi 12. Ah, abbiamo questi qua anche. Ne mettiamo un altro. Anche qui ne mettiamo un altro. Poi sopra ho messo il ferro. Qua ho messo questi, ne mettiamo un altro. Qua è così. Andiamo di qua e mettiamone un altro. Facciamo 16. Possiamo farne anche 8 volendo, tanto almeno più veloce. Infatti, un altro qua. E ok. Altro qua, altro qua. Altro qua. Altro qua. Ma qua ce l'ho. Ma porca boia, non avevo raccolti questi. Ma porca boia. Buono. Allora, dividiamo tutti questi qua, così possiamo anche venderli, e iniziamo con la raccolta. Ora dobbiamo arrivarci a 2500 gemme. Porca la bacca, ciabatta bacca. 5000 gemme per fare una canna da pesca, raga. Ma ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto? Ma che server? Io non lo so chi l'ha inventato sto server. Ah, io. Dicevando stavo, allora, dobbiamo sell, ok, vendiamo tutto, 2600 gemme, vai, shop, dov'è lo shop, qua, e prendiamo un'altra di queste. Ah, ce l'abbiamo due. Oh, yes, qui abbiamo, allora, via tutti questi qua che non mi servono adesso, prendiamo un po' di bistecche, prendiamo tre bastoncini, che poi sono due. Ok, e possiamo craftare la canna da pesca. Non ho preso i bastoncini. Sono scemo. Agge scemo, agge. Voilà. E voilà. Agge fatto una strunzata. Erano tre bastoncini. Ok, uno, due, tre. Ah, canna da pesca. E si va ora, ragazzi, allo spawn. Perché allo spawn c'è il laghetto artificiale. Da qualche parte lì, eccolo lì. Andiamo a lavorare. Da 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 da. Lo. Alle fontane qua, ragazzi, di pomeriggio, quando siete fuori da scuola, vedrete un botto di gente pescare. Tutti che pescano da qua. Allora, vai! Andiamo a pescare. Ora, speriamo di avere fortuna di beccarlo subito. Togliti dalle palle, non farti bannare. Mi scappano i pesci! Allora. Ora ti banno. Vediamo un po', eppla, pesce, merluzzo crudo. Ho già pigliato un merluzzo. Però non ho visto quanta esperienza effettivamente dà. Però devo lanciare da là sopra. Devo vedere quanta esperienza dà. Poi, ragazzi, la cosa bella è potenziarsi la canna da pesca, perché oltre a dare esperienza eccetera eccetera, dà anche libri incantati. Si può avere culo dagli oggetti che si pescano. Per cui è ottimo pescare, ragazzi, è un ottimo trucchetto, fidatevi, fidati di me, come diceva Diego Abatantuono nel film 8 ore sopra il cielo. Vai, poi il pesce si mangia, logicamente. Ora, 36, abbiamo 1, 2, 3, 4 tacchi di esperienza, giusto. Vediamo se effettivamente dà esperienza. Dai però, su, che pirla, che cacchio rompo, io sono admin, cioè sono, vabbè, quella cosa lì. Dai! Ecco, no, l'ho perso!
No, l'ho perso, ho perso il pesce. Allora, se io lancio lontano, ok. Così non si bugga. Sotto al ponte, ragazzi, ci sono tanti pesci perché c'è l'ombra. Loro vanno, i pesci stanno appunto nelle zone ombrate, poi dipende anche dal pesce. Basta andare a vedere il mio canale di pesca e imparate un sacco di cose. Va bene, il mondo di Minecraft è un po' diverso, però è così. Impresa compiuta, diamanti. Qualcuno mi ha droppato un diamante. Tu sei una faccia de cacchie, non lo voglio. Ridroppamelo e ti banno. Ridroppamelo e ti banno. Ridroppamelo e ti banno. Perma. Riesco anche a scrivere oggi. Ecco, hai fatto perdere il pesce. Ma non hai altre cose di meglio da fare? Cioè, tipo, non lo so, andare a pesca o andare a scuola, che magari è una cosa un po' più importante, no? Che rompere le palle. Orca boia, lì c'è uno che pesca, raga. Guardatelo. C'è uno che pesca. C'è uno che pesca. C'è uno che pesca. C'è uno che pesca. Andiamo lì di fianco, andiamo a vedere se di là si pesca. Andiamogli a chiedere se di là si pesca. Come si chiama? Come si chiama? Robocop. Robcas 23. Robcas 23, vediamo un po'. Robcas 23. Si pesca bene oggi. Vabbè, almeno saper lanciare la canna, però non dico tanto. Oh, lì vicino quel tronchetto lì. Ora ne prendo uno. Ah, scritto sì. Ok, vediamo, speriamo. E ho preso ancora un cacchio, un pesciolino. Dai! Dai però, fia! Dai! A bocca? A bocca? Lui comunque ha avuto un problemino con il kit al posto di darmi 30... No, stavo leggendo, ma boccato, ho perso il pesce! Ho perso il pesce! Tutto a pescare, vabbè, a posto, tutto a pescare. Ma qual è il mio galleggianto? Quello. Spawn Bowl lo stanno risolvendo. Ah, ok, chi è che ha risposto? Drago, Anton the Gamer, grande. Oh, quello è il mio trucco. Sì, ragazzi, quello è il mio trucco, perché quando c'è l'acqua poca, e vedete che si bugga lanciandolo, basta lanciarlo in aria che non si bugga, guardate. L'avevo insegnato anche in una vecchia serie. Dai, dai, su! Però tutti qua i pesci scappano adesso. Troppo rumore in acqua. Troppo rumore. Adesso ci ingarbugliamo le lenze. Allora, ricordiamoci 36 e 4 tacchette lì. Oh, abboccato, abboccato, robaca. Robaca, c'era sceso il galleggiante. Eccolo. Mi ha dato un attacco in me. 1, 2, 3, 4, mezza tacchetta. Vabbè, comunque, e comunque c'ho la canna da pesca deficiente, bisogna inciantarla, Oh, preso il pesce. Detto così è brutto, però l'ho preso veramente. Vai, un'altra lanciata e poi posso andarmene. Cazzo, questa è perfeziaggine. Questa è perfeziaggine. Cioè qua col guadino le prendo il pesce. Che c'entra la canna da pesca? Vabbè, facciamo finta che stiamo pescando a galleggiante a un metro dalla riva. Cioè, giusto per fare la finta. No, mi era sceso, avete visto? Mi era sceso. No, così mi sono abboccato da solo. Più che un pesce ho preso un manzo. Go. Vai. Un pesciolino rosso voglio. Guarda che figata. Ragazzi, dopo questo video, oggi pomeriggio, sono sicuro che vedrete lo spawn impestato di gente che pesca. No, però le altre hanno le canne incantate. Non riesco a vedere con sta texture. Credo di sì, Perché la canna normale è becchi pesciolini e basta. Bisogna prendere quelli della frequenza, quelli che ti aumenta la frequenza, lì come si chiama? L'enchantment. L'enchantment, non mi ricordo. Quello comunque sia ti aumenta la frequenza di pesca. Poi quella che ti aumenta la frequenza di pesca, appunto, no? Quella che ti aumenta, ti fa pescare più cose. Non mi ricordo come si chiamano, ragazzi, gli enchantment. Magari scrivete nei commenti per chi ne ha bisogno. Eccolo! Ah, scappato! Scappato! Bene, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Devo scappare io, più che scappato il pesce, devo scappare io. E che dirvi? Un bacione e un abbraccio. Dai, Luke, è tutto. Vi faccio salutare. Salutate il tubo. Vediamo, aspettiamo i saluti di codesti e poi non mi pesca niente. Magari non sai pescare tu, impara l'arte e mettila da parte. Ciao tubo, ciao 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 ciao. Luke, sei il mio amore. Amori, amori miei. Ragazzi, un bacione e un abbraccio. Da Luke è tutto. Ricordate il coupon, ricordate il pollice in su, ricordate l'iscrizione, la condivisione e ricordate che mi scappa la cacca. Vado. Ciao!